Buon pomeriggio a tutti, carissimi ascoltatori, e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Quattro Chiacchiere con, in compagnia mia, di Federica, la vostra speaker preferita di Radio Smeraldo. Oggi sono qui e ho con me due fantastici ospiti. Il primo sarà Gianmarco Valenza per parlarci di Isolati, questo suo nuovo progetto, e poi soprattutto avremo anche fidanzata psicopatica. Però oggi iniziamo subito con questo baldo giovane. Per la felicità di tutte noi, oggi con me c'è Gianmarco Valenza. Ciao, ci senti? Come Ciao, ciao, buongiorno a tutti. stai? Bene, voi tutto bene? Eh beh, siamo in tua compagnia, Gianmarco. Esagerata, grazie. Dai, allora, insomma, progetti, novità. Chi ti segue sa che adesso ti sei trasferito a Milano. Ormai è da novembre che sono qua. Prima era scelta di cuore, adesso è più una scelta lavorativa. Aperti nuovi progetti e quindi ora sono qui e porto avanti delle idee che mi sono venute, che sono diventate, tra virgolette, un nuovo lavoro. Bene, ti saresti aspettato di, insomma, di avere tutti questi fan, tutti questi seguaci? Ma guarda, no, però dopo Temptation ho capito che comunque Bene, insomma, abbiamo conosciuto una tua parte. Abbiamo conosciuto prima di tutto Gianmarco come un bel ragazzo. Poi abbiamo conosciuto Gianmarco sensibile, ma soprattutto adesso conosciamo un Gianmarco molto simpatico. Parlaci un po' di Isolati. Ma guarda, è un progetto nato diciamo dal nulla, perché io e Sebastian, oltre ad essere amici e passare tanto tempo insieme, stiamo pensando ad alcuni progetti anche in ambito web, quindi no, è andata molto, molto spontanea come cosa genuina, forse per quello è piaciuta. Eravamo sul divano, stavamo guardando la televisione, ho detto perché non commentare insieme a comunque chi ci segue questo programma e rendere, diciamo, renderlo un salotto social interattivo dove ci mettiamo la faccia. E da lì all'improvviso si iniziano a seguire, almeno hanno guardato fino all'ultima puntata, almeno 600.000 persone a puntata lo guardano. Eh beh, insomma, più che altro perché come dici tu è una cosa molto, molto tranquilla, no? Easy. Molto spontanea e quindi da tante persone passano un tempo in compagnia nostra, diciamo che poi volendo possiamo essere anche i pionieri di una nuova realtà. Perché alla fine, se la guardiamo a livello lavorativo, come poi si sta trasformando, potrebbe essere tranquillamente, una nuova realtà per sponsorizzare i programmi. Cioè, noi siamo lì a comunicare, a commentare insieme ad altra gente, però se vogliamo parlare, io parlo adesso a livello proprio spiccio, cioè, a tanti può far comodo perché comunque indirizziamo tante persone. Le coinvolgiamo in quello che facciamo e quindi nella visione di alcuni programmi. Però a noi è nata una cosa molto genuina che nasce così, dove ci divertiamo, chi ci guarda si diverte. Non vogliamo far ridere, vogliamo intrattenere, cioè quello che ci riesce meglio. Bene, e com'è nata questa amicizia con Sebastian? Ma guarda, era stata un'amicizia in comune qua a Milano. Ci siamo trovati una sera e da là poi siamo frequentati spontaneamente tutti i giorni, quindi sì, sono cose che poi io non conoscendolo non avevo ben, cioè lo conoscevo solo tramite web, quindi conoscevo il Sebastian tra virgolette artista, quindi non sapevo che persona fosse e ti posso assicurare che è totalmente l'opposto di quello di quello che si fa, di quello con cui è uscito fuori sul web, quindi facendo ridere in quel modo, utilizzando quella tipologia di format, attualmente è una persona diversa, una persona molto intelligente, una persona che sa quello che fa, degli obiettivi, cioè
insomma, si è formata questa bella amicizia e ne è nato anche qualcosa di molto positivo, complimenti. E passando ancora a te, no? Come ti vedi nel futuro? Cioè, tra 10 anni, come ti vedi? Insomma, che hai uno stile, vabbè, insomma, hai un buono stile, ma c'è qualcuno che ti consiglia oppure fai tutto tu? Fatto il primo tatuaggio. No, infatti. Bene, io insomma ti auguro un grandissimo in bocca al lupo per Isolati, che ci piace, insomma, continuate così. E soprattutto ti ringrazio per averci dedicato un po' del tuo tempo. Bene, allora ti mando un bacio immenso da Radio Smeraldo e ci sentiamo presto. Certo, ciao ciao. La puntata oggi non finisce qui. Dulcis in fondo, vi do degli indizi. Se dico cantina, corda, sedia, chi vi viene in mente? Ve lo dico io, fidanzata psicopatica, oggi Selene mi ha fatto un grandissimo favore e mi dedica un po' del suo tempo per parlarci di questo suo pensiero, ma soprattutto della sua carriera. Ciao Selene! Ciao! Allora, cosa ci racconti? Niente, niente, io non sono da raccontare, io sono da vedere, che è diverso. Ah, sei adorabile! Cioè, tu dovresti essere, secondo me, come possiamo dire? Hai visto la sorpresa che magari esce dalle merendine, no? Dovresti essere come quella sorpresa, però in ogni pochette di tutte le donne che esci ogni volta che magari noi piangiamo, ci disperiamo e fai, ma io te l'avevo detto della cantina. Sì, più o meno il senso è quello, solo che esce una sorpresa che non è sempre simpatica, capito? Cioè, se sei una donna è la sorpresa che cerchi, se sei un uomo è la tua disgrazia. Beh, deve essere così, insomma, questi uomini vanno anche un po' tenuti sott'occhio. Senti un po', ma come stai? Ah, è un grande piacere sentirtelo dire. E anche abbiamo visto, insomma, che ti segue, che anche sul lato sentimentale stai bene, insomma, è un piacere. Sì, nel lato sentimentale va molto bene. Ok, però ora passiamo, insomma, proprio alla parte che ci interessa. È uscito un libro su fidanzata psicopatica, giusto, Sì, è no? uscito il libro, sì. E com'è nata questa idea, se te lo posso chiedere? Ah, il libro è nato dalla pagina e la pagina è nata per sbaglio. Io volevo semplicemente prendere un po' lo stereotipo di questa fidanzata gelosa dei giorni nostri, quindi gelosa di cose diverse da quelle che sono state sempre naturali nella gelosia. Quindi adesso negli ultimi anni si sono aggiunti i social network, WhatsApp, le visualizzazioni, il visualizzato senza risposta che è una coltellata per tutti, Mamma mia. uomini, donne, già mazza. Ecco, quindi io volevo un po' raccontare come viene vissuto questa gelosia degli anni 2000, ecco. Mamma mia, insomma, ti sei presa anche una bella responsabilità, perché magari scrivendo poi ti ricordavi anche qualche tua situazione, insomma. E c'è un momento che magari hai scritto e ti è rivenuto in mente che quella cosa era successa proprio a te, con qualcuno magari?
Ma sai, io non sono molto psicopatica nel senso che lo do a vedere. Io sono più cose che penso. Poi ovviamente se tu non vuoi che qualcuno chiami il centro di infermità mentale non lo dici. Però quando vedi che c'è il ragazzo che ti piace, che è online e che vacca miseria non ti risponde ai messaggi. Non è come una volta che tu mandavi un messaggio e non sapevi, cioè pensavi, vabbè dai, magari sta dormendo, magari è impegnato, magari è morto. Adesso tu lo vedi che è connesso, ma dove sei? Perché non mi stai rispondendo? Allora nasce dentro quella fidanzata psicopatica che pensa, ma io ti ammazzo e ho giusta causa, vado in tribunale e lo dico, lui ha visualizzato e non ha risposto. Poi magari se il giudice è donna dà anche ragione. Infatti, e poi secondo me a prescindere anche un uomo lo farebbe pur di non essere fucilato. E c'è stato, allora, sulla tua pagina una volta è scritto che ci sono un sacco di ragazzi che ti scrivono per chiedere aiuto nel chiedere poi perdono alle loro fidanzate. Ma sì, ma ci credi che lo fanno davvero? Si possono vergognare, mi mandano i messaggi, guarda, ti prego, devo far pace con la fidanzata se tu pubblichi in pagina. Allora, hai fatto la merda. Adesso ne paghi le conseguenze, non che vengo io a fare strana amore della situazione, ti faccio far pace. E la richiesta più assurda, c'è cioè il motivo magari per il quale avevano litigato Una più. volta mi ha scritto un uomo, adesso questo non l'ha mai pubblicato perché mi è sembrato esagerato. Mi scrive, io ti prego, voglio riconquistare la mia ex, non la voglio sposare, l'amo infinitamente. Mi manda la foto di un anello e mi dice, la puoi pubblicare? Le dici che la voglio sposare? E io non vedo il messaggio, però lui dopo un quarto d'ora me ne manda un altro con scritto, no, no, anzi, ho cambiato idea, non fare niente. Allora, se mi dici col messaggio subito, avessi pubblicato in pagina una richiesta di matrimonio, mondovisione, a 500.000 persone che mi leggono, questo dopo un quarto d'ora cambia idea. Cioè, ma gli uomini, quando poi ci lamentiamo, abbiamo ragione. No, abbiamo ragione per forza, anche Ma questo perché. mi ha chiesto di sposarli, ha cambiato idea un quarto d'ora dopo. Non ci posso Ma io non pensare. so. Vabbè. Insomma, tu come hai fatto invece a trovare un uomo che sembra normale? Adesso l'ho un po' spaventata all'inizio perché lui mi ha conosciuta sapendo il passato di fidanzata psicopatica, quindi è partito dicendo io mi comporto bene, te lo giuro. Dicendo guarda che... Poi quando ho scoperto che non ero psicopatica come facevo vedere, che era tutta finzione, anzi tutta questa gelosia, lui non la vedeva perché io non mi sono mai lamentata, ci è rimasto anche male. No. È quasi diventato psicopatico lui, geloso lui. È lui che mi chiede perché sei connessa, è lui che mi chiede perché non rispondi. Ho Penso. invertito i ruoli, eh no, perché sennò, sai, se gli uomini poi li tratti un po' male, dopo si comportano meglio. Quindi tu cosa consigli a noi ragazze, magari proprio a quelle più giovani che sono un po' alle prime armi? Come ci dobbiamo comportare, Sele? Ma io vorrei dire che ogni tanto potrebbero essere anche le donne quelle che visualizzano e non rispondono. Però Ma abbiamo succede sempre un che... motivo. Non so, ma guarda che a volte sono dati risultati fenomenali. Lui ti manda un messaggio, tu intanto per un'ora non lo visualizzi neanche, poi lo visualizzi e aspetti un'ora ancora a rispondere. Dopo quelle 2 ore, lui ti aspetta. È lui che comincia a farti i viaggi mentali, ma chissà dov'è, chissà cosa sta facendo, chissà perché non risponde. Quelli che di solito ci facciamo noi, glieli facciamo fare a loro. Sei mitica, guarda, veramente. Io Bisogna ti. Per salvarsi da questo mondo. forza, guarda, perché adesso noi ci facciamo una risata su, ma delle volte succedono delle situazioni che forse tu conosci anche meglio di me. Madonna, veramente, io ne ho passate anche in adolescenza. Ho fatto delle robe, degli spionaggi con le amiche, uno lo inseguivamo e poi chissà dove era andato. Poi ho capito che magari se fossi io, cioè sono io, è lui che deve controllare dove sono io, è lui che deve Bravo. cercare, non io che divento matta a cercare lui. Bene, guarda, a me fa piacere sapere che stai bene, ma soprattutto ti ringrazio per averci dedicato questi pochi minuti insieme. Niente, figurati, è stato un piacere. E noi di Radio Smeraldo sicuramente continuiamo a seguirti, specialmente io che sono la speaker donna, sarò lì proprio con l'occhio attento. E il coltello nella borsa anche. Ottimo, Che non si bravissima. sa mai. Grazie Selene, in bocca al lupo per tutto. E grazie, grazie a te.
Ciao, buon pomeriggio. Grazie, ciao, ciao. Un'altra puntata è finita. Io ringrazio ancora i miei ospiti e gli faccio ancora un grandissimo in bocca al lupo. Che dire, ragazzi, siete sempre di più a seguirci. Questa cosa mi fa impazzire. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube Radio Smeraldo, così rimanete sempre aggiornati su tutto quello che passa in radio. E mi raccomando, non dimenticate il like alla pagina. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi aspetto qui a Pomeriggio con il Talento, a quattro chiacchiere con, ma soprattutto in settimana vi sveleremo una sorpresa. Bene, io vi continuo ad augurare un buon pomeriggio e ragazzi, vi mando un bacio immenso. Ciao ciao!